In questo terzo video tutorial ci occupiamo di costruire i menu orizzontali. Vediamo un po' dove vogliamo arrivare. Abbiamo il sito di riferimento, quello del modello completo, e adesso noi vogliamo costruire questo menu in alto che contiene le voci, glossario, accessibilità, dove siamo e contatti, e successivamente il menu per soggetto. E si tratta di due menu con contenuti differenti. Entrambi con, diciamo, le voci di menu, entrambe le voci di menu sono costituite da pagine. Vedete, no? Pagine sono quegli elementi di WordPress che non sono soggette all'inserimento cronologico o ad essere associate a particolari categorie o tag. Sono un po' i corrispettivi delle vecchie pagine statiche nei nostri vecchi siti statici, con la caratteristica anche di poter essere disposti in una gerarchia d'albero. Invece, le pagine che costituiscono il menu orizzontale, quello cosiddetto per soggetti, vedete, sono pagine molto particolari perché al loro interno ospitano anche degli articoli filtrati secondo la categoria associata, cioè sono quelle che noi chiamiamo pagine con categorie. Cioè sono fondamentalmente pagine, quindi possono avere una loro gerarchia, una struttura d'albero, ma nel contempo, attraverso dei campi particolari, campi personalizzati, consentono di filtrare tutte e sole le comunicazioni, cioè gli articoli che sono stati etichettati, meglio categorizzati, con una particolare voce di categoria. In questo caso, nella sezione genitori vanno a confluire in automatico e archiviati per mesi tutte e solo le comunicazioni che sono rivolte ai genitori stessi. Quindi, il modo con cui vengono generate queste due pagine è leggermente differente ed è stato reso ancora più semplice e più automatico proprio dall'intervento ancora di Ignazio, che ha migliorato alquanto la facilità di gestione di queste stesse pagine. Bene. Detto questo, allora torniamo al primo obiettivo. Creiamo queste quattro pagine, glossario, accessibilità, dove siamo e contatti, e le vogliamo associare al menu in alto. Vediamo come fare. Siamo di nuovo, no, all'interno dell'amministrazione, noi lo vediamo anche per la presenza sopra di una riga fondo nero, noi possiamo anche di qua dire nuovo, nuova pagina. Creiamo una nuova pagina che chiamiamo, vediamo se ci ricordiamo, glossario, quindi le creiamo adesso una per una. Per il momento non mettiamo contenuti, perché vedremo poi un metodo semplice per copiare e incollare contenuti da una risorsa già esistente. E facciamo semplicemente pubblica, non scriviamo niente qua nell'editor di testo per il momento e lasciamo i cosiddetti attributi di pagina, che mi consentono di dire se questa pagina è figlia di altre, e il modello come standard. Clicchiamo solo su pubblica, poi ne creiamo un'altra, l'altra si chiamava accessibilità, quindi vedete, prima cosa da fare ci creiamo le nostre pagine che saranno le nostre voci di menu pubblica, quindi insomma creiamo una per una, nuova pagina, dopo abbiamo anche dove siamo i contatti, poi vedremo anche come popolarle ovviamente queste pagine usando se necessario anche dei plugin. Ad esempio, in dove siamo c'è un plugin molto interessante che ci consente di vedere la mappa di Google. E poi creiamo ancora l'ultima pagina che era contatti. Benissimo, noi le abbiamo create, pubblicate, saranno vuote ma le troviamo nel sito, andiamo a vedere, visualizzo sito. E vedete, non ci sono, io voglio che siano qui davanti sulla destra. Come fare? Torniamo in pannello di amministrazione, clicchiamo pure su bacheca e che cosa ci serve adesso? Definire il menu che sta sopra. Nel nostro modello noi in realtà, torniamo un attimo diciamo al sito finito, noi abbiamo tre menu orizzontali, questo qua superiore, questo orizzontale per soggetti e questo qua in basso, inferiore, che ospita delle voci sotto il footer. Bene, allora già predisposto il tutto, è sufficiente andare in aspetto menu. Dobbiamo però innanzitutto crearlo, questo nuovo menu, e
il primo che creiamo, lo scriviamo qua e sarà, non so, menu superiore. E uso anche un po' le stesse parole che abbiamo usato nel vecchio modello, così ci ritroviamo, in caso qualcuno fosse abituato a usare invece il modello precedente. Il menu l'abbiamo, no? Vedete che qui è anche selezionato e adesso dobbiamo aggiungere le pagine. Vedete che in automatico, no? Scendendo e scrollando un po' in basso, trovate le pagine più recenti. Contatti, dove siamo? Accessibilità, glossario. E se noi clicchiamo su aggiungi il menu, automaticamente vanno in corrispondenza del menu attivo. Clicchiamo su salva. Ma non abbiamo ancora terminato, perché la procedura del menu orizzontale, che ripeto non è nativa in WordPress, ma è stata aggiunta a noi con qualche riga di codice, bisogna andarla a posizionare. I tre menu sono questi, posizione dei temi, menu 1, menu 2, menu 3 si riferisce ai tre menu orizzontali, in corrispondenza di menu 1, gli mettiamo il menu superiore e clicchiamo su salva. Andiamo a vedere l'effetto di tutto questo, visualizza sito. E vedete, eccoli qua, i nostri, con le nostre quattro voci di menu disposte, già giuste, tenendo conto anche alcuni elementi peraltro di accessibilità, no? I vecchi requisiti di accessibilità, dico vecchi perché attendono ormai da almeno 3 anni la revisione alla luce delle nuove linee guida internazionali, prevedono che ci sia uno spazio sufficiente tra le varie voci di menu, in modo che anche le persone con disabilità motorio non facciano fatica a puntare il menu. Ed è anche questo uno dei motivi per cui evitiamo i miei cosiddetti menu a cascata, quelli dove bisogna essere molto bravi col mouse per puntare giusto. E sono magari così delle cose belle da vedere, ma che però tagliano fuori una parte dei cittadini. E noi sappiamo che uno dei requisiti importanti di un sito della pubblica amministrazione, di un sito che si rivolge a tutti, è quello di non lasciare fuori nessuno dalla fruizione dei suoi contenuti. Bene, adesso fermiamo qua, suona il telefono e quindi spezzo in due questo video tutorial.